Venire con noi Trudy Borriello. Allora Trudy già è venuta qui da noi, si è presentata a noi come relatrice, perché è venuta per ascoltarci, è venuta per incontrarci, per vedere dove stavamo, che cosa facevamo, chi eravamo, se eravamo persone affidabili, certo. Poco affidabili, perché poi in giro ci sta anche tanta gente che fa finte attività culturali, ovviamente, con altre finalità. Non è proprio finalità vocate alla delinquenza, ma cioè sono vere e proprie associazioni, sono associazioni non culturali, non dico proprio associazioni a delinquere, ma sono una via di mezzo tra l'una e l'altra. Allora tutti giustamente si è sincerata del fatto che innanzitutto che esistevamo, un altro problema delle associazioni culturali, quelle che stanno sulla carta non esistono nella realtà, noi esistiamo e abbiamo consentito. Questo ci ha consentito di invitare Trudy oggi qui da noi. Trudy, io ho conosciuto il libro di Trudy, non conoscevo Trudy, perché ho conosciuto il libro di Trudy perché stava sul banco dei libri che si vendevano in una libreria di Napoli, in cui io sono molto legato per ragioni, perché quello che la gestisce è un vecchio addetto della libreria. La libreria Marotta di Napoli, con cui ho pubblicato il mio primo libro di poesia nell'83, quindi là, 30 anni fa, anche quest'anno facciamo anche il trentennale. Io sono partendo dal dire che tu ti sei venuta oggi, perché oggi è San Gerardo, come sapete tutti, ed è il giorno in cui festeggia la fondazione, perché Gerardino Romano, mio nonno, festeggiava il suo onomastico oggi. Quindi è un giorno di particolare letizia. Userei una parola che usa Trudy nel testo, che è anche un giorno di particolare gioia, felicità, di amore tra le persone che fanno parte di questa iniziativa oramai da tanti anni. Mi dispiace che ci manca Lina Zotti, Rosa Maria Ciabrelli, che sono delle persone che l'hanno un po' vissuta questa fondazione sin dall'inizio, no? Che l'hanno con me, l'hanno un po' portata avanti sin dall'inizio, quindi un po' mi rammarico di questo, però devo dire che sono particolarmente lieto che questo libro, di queste cose parliamo oggi. È un libro ovviamente scritto da una laica, ma è scritto su un tema che è quello della religione, ovviamente. Incontro a Mezzogiorno è un libro pieno di esercizi che vanno dalle 25 riflessioni, che sono 24 più una, per ricordarci appunto in ogni momento della nostra giornata noi possiamo accogliere la piacevolezza, la gioia, l'entusiasmo del dono che ci viene fatto, che è il dono della vita. Ma è anche un libro pieno di citazioni, quindi per uno come me che si alimenta di citazioni. La mia produzione dell'anno accademico del 2008 è stata l'ultima produzione dopo di me e di lui, perché dopo non ne hanno fatte più le produzioni dell'anno accademico del 2008, quella appunto si intitolava Etica, Letteratura e Diritto, era una produzione che era ricchissima di citazioni. Infatti una cosa che mi contestò allora Presidente della Provincia, prima di essere Presidente della Provincia, era Rettore dell'Università del Sannio, Cimitile, mi disse troppe citazioni, mi sembra quasi che il tuo punto di vista personale non ci sia. E devo dire che nel libro di Trudy non è così, è ricco di citazioni, ma il suo punto di vista personale è chiarissimo, ben svolto. Io in quel caso invece quasi scomparvi nelle citazioni, perché erano argomenti così complessi, mettersi a dire cosa penso io dell'etica fa ridere, mettersi cosa penso io del diritto fa ridere, mettersi cosa penso io della letteratura fa ridere. Dato che quello era un approccio costitutivo a questi tre argomenti e costitutivo anche alla loro connessione etica, letteratura e diritto, mi sembrava giusto utilizzare le parole degli altri. Poi in parte a modo mi avvalsi le parole di una grandissima filosofa tedesca che
a me particolarmente amata, che era Hannah Arendt, e nel raccontare la sua opinione sulle questioni etiche, è uscito un libro che raccoglieva tutte le sue lezioni sulle questioni etiche, mi ero poi prefisso di collegare quelle sue riflessioni sull'etica e collegarle al tema giuridico e letterario. Nasceva allora nel 2008 prima in Italia la cattedra di letteratura dell'Università del Sannio, che poi è rimasta la cattedra, la prima cattedra di letteratura dell'Università del Sannio, una delle pochissime, delle 10 che ci sono oggi in Italia. Vengo invece al bel libro che presentiamo oggi. Il bel libro che presentiamo oggi è un libro di ricerca, di riflessione. È un libro in cui ci sono tantissime cose, tantissimi argomenti di cui discutere. Poi vi leggerò alcuni brani che, dopo aver dato la parola a Trudy, vi leggerò alcuni brani delle tante cose belle che ci sono in questo libro. I temi del vedere è uno dei temi su cui si svolge la riflessione di Trudy Borriello. Il tema, che è un altro dei temi a me particolarmente caro, è il tema della giustizia, il tema, quindi con la citazione di Primo Mazzolari su questo argomento. Vi leggerò poi dopo nel dettaglio, quindi sentirete anche la bellezza di queste citazioni, la bellezza di questi suoni con cui Trudy ci accompagna su questi argomenti. Il tema del tempo, uno dei temi più ricorrenti all'interno del libro, dove c'è tutto quel discorso dell'esperienza musicale che mi è piaciuto moltissimo, e della Duré. Il tema del tempo e anche della vigilanza che noi dobbiamo mantenere in relazione al tempo. Il tema della memoria, il tema del rapporto tra memoria e ricordi, che è un altro dei temi complessi, che per la verità viene trattato con grande semplicità, anche con grande piglio da parte di Trudy, ma che è un tema che lei tratta in maniera accogliente, cioè ci mette nella condizione di essere vicini alla comprensione di ciò che ci vuole dire. Il tema dello spazio-tempo, il tema quindi della felicità, che in questo spazio-tempo si può vivere e in qualche modo consumare. Il tema della libertà e della prigionia all'interno e al di fuori del tempo. Il Kairos e il Kronos di cui ci parla, e poi c'è questa bellissima citazione dal Vangelo di Luca, che la dico subito perché mi piace molto: fatevi borse che non invecchiano. Io la trovo talmente bella. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma, perché dove il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore. Bellissimo l'anonimo di Auschwitz. Mi dispiace che non ci sia Enza Annunziato, la vice direttrice del Sannio, che è bellissima, perché è una cosa scritta da una persona come un malato terminale, no? Che perdona il Dio della malattia. È stato trovato dall'americano quando è entrato nel lager. Da un soldato americano è stato trovato questo rotolino con questa preghiera infilato tipo di perché loro ne nascondevano. E non si sa chi sia, infatti è una cosa bellissima, ve la leggerò dopo. Il tema della preghiera, che è un altro dei temi complessi, sui quali io chiedo poi dopo di dirci qualche parola. Il rapporto tra corpo e spirito: il corpo serve allo spirito, o lo spirito deve vivere da solo, senza il corpo, per poter capire fino in fondo che cos'è. E qui c'è il tema della fame d'amore, del digiuno e della fame d'amore. Il tema che tu sottoponi tramite Galimberti relativo a un argomento specifico di cui poi parleremo tra un attimo, il tema del mercoledì delle ceneri, che tu poi ci racconti bene che cos'è, ce lo spieghi al di là di quello che ci viene normalmente raccontato. Io, che sono cresciuto con i preti, non ho una visione clericale della religione, come non ho una visione ortodossa del diritto, non una visione clericale. Io tendo ad essere più un anticlericale, pur essendo un credente convinto, tendo ad essere più un anticlericale, anche se penso ci siano preti straordinari. Noi lo presenteremo, ve l'ho detto prima, il 6 novembre a Torre Gaia, non qui a Torre Gaia, presenteremo Antonio Loffredo, che è un prete straordinario. Voi già lo conoscete perché è già venuto qua, ma confido che veniate anche a Torre Gaia, confido che la scuola, con i giovani della scuola, lo vengano a sentire e a conoscere. Il tema della libertà e quindi della fame di senso, quindi, Carlo Maria Martini. Il tema della Pasqua, ma anche questa bellissima considerazione che fa Gaetano Salvemi sul cristianesimo, sul Calvario e su Gesù. Il tema del corpo che ritorna,
sullo scafandro e la farfalla, un'altra considerazione bellissima che ci aiuta a fare Trulli. Il tema della vigilanza di cui ho parlato prima del tempo, ma che diventa vigilanza dello spirito, il tema della misericordia e del miracolo, un altro dei temi complessi sui quali noi spesso, quindi cita Ravasi, sui quali noi spesso ci troviamo a fare delle considerazioni che sono tutt'altro che considerazioni puntuali. Nel libro invece di Trulli c'è una grande puntualità su questo tema, il tema della sobrietà, un altro dei temi molto cristiani, su cui per la verità i cristiani fanno poco, soprattutto i preti fanno pochissimo uso di buona ragione. Io dico, mi riferisco in particolar modo ad uno che si è proclamato vescovo recentemente, quindi diciamo che ovviamente non me ne vogliano i cattolici del luogo. Il tema della tenerezza, ecco, questo è quello a cui mi riferivo prima. Heinrich Böll, questa bellissima frase di Heinrich Böll: ciò che fino ad oggi è mancato ai messaggeri del cristianesimo di ogni provenienza è la tenerezza. Io la trovo bellissima. Böll poi è uno straordinario scrittore, è stato Nobel per la letteratura nel 1972, ce lo ricordo. Era uno scrittore scomodo, un po' come Mazzolari, come primo Mazzolari, che era un prete scomodo, che poi Paolo VI disse che era un prete straordinario, più che un prete era un profeta, diceva, esatto. Come tutti i profeti, come Lorenzo Milani, che tu citi anche Don Lorenzo Milani. Sì. L'esempio, il tema dell'esemplarità, un altro dei temi, ovviamente tu lo riconduci alle figure tipologiche, quelle figure di riferimento ovviamente del cristianesimo. Il tema della maternità umana, quindi la scintilla del divino con Elle De Luca, con Vicere De Luca, che è anche bellissimo. Il tema della sede di Dio, ovviamente i temi io li ho scorsi con grande velocità, però volevo semplicemente sottoporvi il tema del silenzio nel cuore, il tema della luce, quindi poi attraversiamo la Pasqua e arriviamo fino al Natale, quindi questo libro ci porta poi fino alle soglie del Natale. Ho detto, io l'ho chiamato un libro iniziatico, cioè più che un libro di introduzione ai temi, è un libro iniziatico, un libro che ha digerito, che ha vissuto per dieci anni che ha fatto di volontariato a Santa Maria del Passo, a Mergellina, che ha fatto Trulli Borriello. È un libro che possono capire le persone che hanno vissuto il volontariato come me per tanti anni in luoghi diversi, prima a San Vincenzo e Paolo nei quartieri spagnoli, a Napoli e poi nel volontariato attivo e poi alla sanità a Napoli. Ed è quindi un libro peregrinante, più che un libro per i pellegrini credenti, un libro peregrinante, un libro che ti accompagna come se fosse un viaggio all'interno di queste 24 ore della riscoperta della fede, e lo fa appunto una persona peraltro brillante, vivace, che si presenta tutt'altro che bigotta o chiusa in un mondo estraneo alla realtà. È un libro quindi che è una sfida, ed è anche una sfida che secondo me in questo percorso si raccoglie se si raggiunge la meta. Ecco, questo credo che sia il vero messaggio del libro. Cioè, se vogliamo affermarci cristiani, dobbiamo raggiungere il risultato della nostra affermazione. Non possiamo affermarci solo come un esercizio di stile. L'esercizio di stile in questo caso non funziona. O siamo in grado di professare nella concretezza, ovviamente con tutte le lacerazioni, cioè il tema della confessione, il certo dubbio, punto, le lacerazioni, i dubbi che caratterizzano gli esseri umani, però se vogliamo vivere questo impegno dobbiamo vivere totalmente. E vivere totalmente significa realizzare in ogni momento della nostra vita questa apertura totale alla vita stessa, alla felicità che la vita ci dona, ma anche al grande rigore che occorre per vivere una vita in maniera cristiana. Devo dire, un libro che a me è piaciuto molto, e la ringrazio di questo, perché è un libro per me di particolare fascino. Io che sono stato uno molto attivo nel mondo cattolico nella mia giovinezza, ho conservato la fede, ma ho perso la fede negli uomini, ma ho conservato quella in Dio, e devo dire che è un libro che mi ha aiutato molto, mi ha aiutato molto anche a ripensare. Io sto scrivendo, per loro lo dicevo prima, al professore Simone, sto scrivendo un saggio che devo per alcuni colleghi brasiliani,
loro hanno fatto un convegno internazionale, loro si occupano di diritto e psicologia, psichiatria, psicanalisi più che altro, e io ho mandato un saggio sull'Antigone, e il saggio sull'Antigone si intitola Il cammello della giustizia, perché parla di quel momento evangelico di Luca in cui appunto si parla del rapporto tra il cammello, il ricco e la cruna d'ago. A volte com'è complicato, che è impossibile che un cammello, è difficile che un cammello entri nella cruna, ma è impossibile che un ricco entri nel regno dei cieli, così è molto complicato che un giurista entri nel paradiso della giustizia, per una serie di ragioni che io spiego parlando dell'antico di Sofocle, ma non mi voglio distrarre su altri argomenti. Dico, il tema è un tema a me particolarmente caro, quindi ringrazio tutti che mi ha aiutato a riesercitarmi su questi temi che io da molto tempo li avevo persi, li avevo smarriti, quindi grande merito, grande apprezzamento per quello che avevi fatto, e do a te la parola, poi leggiamo delle cose insieme, perché credo che leggere sia il modo migliore per raccontare. Allora, benvenuta innanzitutto. Grazie, vi ringrazio dell'accoglienza, ringrazio Felice, che ho avuto il piacere di conoscere da poco, però insomma è stato un incontro molto gradevole. Lui mi ha conosciuto attraverso così un libro, sì. Quindi come al solito questi incontri, la parola incontro ci può essere un positivo e anche una delusione nell'incontro. Io, questo libro è la risultante di molti anni di catechesi che io ho fatto a questa Santa Maria del Parto, a cui faceva riferimento prima Felice. È un libro che è un itinerario, ma è soprattutto un libro che ha raccontato la storia di una persona che laica, con due figli, sposata, una vita normale, insomma, una vita come tanti, che ha cominciato questa ricerca su Dio, e l'ha cominciato poi attraverso dei test, facendo esami, laureandosi, prendendo dottorato, sempre in un crescendo fra una vita... Ecco, raccontiamo questa cosa, che forse io l'ho dimenticato, loro l'hanno letto al comunicato stampa, però ricordiamo questo tuo percorso anche di studi. Appunto. Infatti, io ho cominciato, sono laureata in lettere classiche, quindi ho fatto anche anni di preparazione di licenze liceali, cose, dovevo entrare all'università e il mio professore, che guarda caso era Vincenzo Cilento, che poi morì, e io ho fatto la tesi senza alcuna previsione in religione del mondo classico, il mito della Fenice, e dovevo essere con lui all'università, purtroppo lui poi è finito, e quindi io ho preso altri percorsi. Lungo la strada poi ho incontrato altre persone che mi hanno indirizzato allo studio della teologia, ma perché? Perché pensavano che io potessi aiutarli nella rilettura dei testi conoscendo il latino e greco. Da lì è cominciata questa cosa, io ho fatto questo percorso di 20 anni di studi, più di 120 esami, che là sono tantissime alla Pontificia, poi sono arrivata al dottorato e nel frattempo ho fatto esperienze appunto di volontariato e poi cominciai questa catechesi con un gruppo di signore e abbiamo cominciato questo percorso. E sono 14 anni e questo gruppo ha continuato con un affetto enorme e abbiamo proprio fatto un percorso insieme, seguiti anche da un sacerdote, il quale veniva ogni tanto, un mio carissimo amico, ma non c'era un taglio proprio clericale, era la mia catechesi all'interno di una chiesa estremamente tradizionale, quale poteva essere Santa Maria del Parto. Quindi abbiamo cominciato in una sacrestia, poi ci hanno dato una stanza e poi io ho continuato questa cosa. Allora a un certo punto ho detto, no Bruni, ma tu devi scrivere un libro che raccolga parte di queste catechesi, perché questo libro è una parte di catechesi, diciamo, sono stralci che io ho preso. E abbiamo cominciato a fare questa cosa. Allora io ho spinto, tra l'altro, vabbè, comincio a scrivere così, ho raccolto varie cose, raccoglio. E siccome a me è piaciuto sempre questa ricerca, come se fosse un mosaico, la ricerca dei testi, poi unire la prosa della vita con la poesia, taglio sempre un poco più che andasse oltre. Allora quasi sempre anche nelle catechesi, nelle lezioni, ho fatto lezioni di teologia giovani, ho fatto i corsi paralleli, insomma di tutto, veramente di tutto da un punto di vista culturale. Poi ho avuto anche un maestro come Gennaro Matino, che non so se qualcuno di voi lo conosce, ha una velocità di mente e una intelligenza particolare. Quindi è stato un maestro che, pur essendo sacerdote, nel pieno all'interno della Chiesa, aveva un taglio estremamente moderno. Tanto è vero che poi mi ha preso come suo assistente, tra la meraviglia di tutti, una donna assistente di un prete in un'università laica quale Sor Orsola e alla Pontificia,
che invece ha un taglio ai sacerdoti, ecclesiali, fortemente ecclesiali. Quindi pensate, diciamo, questa esperienza è stata con giovani, preparazione di comunioni, preparazione di matrimonio, contatti di tutti i tipi e poi rapporti umani incredibili, per cui ho tante persone che a volte non ricordo i nomi, ma i visi non me li dimentico, di tutti quanti, quindi proprio un affetto incredibile. Ho fatto dei corsi a volte con delle ragazze, ma me le incontro per strada, improvvisamente mi vengono vicino, cioè è un percorso di vita. Allora, perciò io mi sono permessa, perché di toccare, infatti mi è stato detto, ma come Trudy, tu una teologa, un dottore di teologia, fai queste citazioni a raffica così, però non metti bibliografie, non metti questo, non metti quello. Allora io ho risposto a tutti quanti che questo non è un libro all'interno dell'università. Ho fatto anche logicamente tesi di dottorato, testi, ma non è quello il mio scopo, è lo spirito. Lo spirito è presentare l'esperienza di una persona comune che ha avuto dei mezzi nelle mani, quali possono essere lo studio, la possibilità di studiare e di approfondire delle cose, e presentarle in un certo modo alla persona comune. Quindi con un taglio che fosse un taglio quello quale, il taglio mio. Allora mi rifacevo a persone che, secondo il mio punto di vista, di tutte le religioni, laiche, credenti o meno, avessero la possibilità di comunicare quello nel quale io credevo, ma senza nessuna pretesa di conversione o di pedagogica, cioè la maestra. Io mi sento maestra della vita, è un continuo, faccio l'esperienza dell'alunna, essere alunni della vita, e quindi la vita va vissuta in fondo, fino in fondo. Questo tempo non va consumato, va riempito. Ecco quello che il messaggio in questi... Io perciò mi sono permessa, proprio perché devo permettermi di parlare di Dio. È impossibile parlare di Dio, perché come lui ha detto, mi è piaciuto scegliere la parola di Luca, fatevi borse che non invecchiano. Quando Dio parla, non ci sono bisogno di altre parole, noi abbiamo bisogno di migliaia di parole per dire una parola su Dio. Qui si parla di Dio, perché io parlo del Dio che cerco, e del Dio che ho cercato insieme a queste persone che mi hanno stimolato alla ricerca continuamente. Io ogni lunedì la faccio questa catechesi, e ogni volta vi assicuro che quando io preparo questo testo, preparo questa piccola riflessione che io faccio, si concatenano fra computer e testi che io ho, libri, tutte le cose per cui poi viene questo mosaico finale, che io non mi aspetto. Infatti, Strudy, qual è l'argomento che tratti? Non lo so. Di volta in volta è un argomento nuovo. In questo libro io ho cominciato, me l'ha fatto notare Gennaro, padre Gennaro Matino, quando ha fatto la presentazione, dice, tu hai cominciato, perché io non avevo fatto riflessione, da una prima lettura di un non vedente. Ah, sì. Questo non vedente che descrive questo luogo con gli occhi interni, con una maniera che noi vedenti non percepiamo quasi niente di quello che ci circonda. Lui lo dice, questo discorso intorno a una chiesa con le fontane, cioè tutti i particolari, lui senza vedere, ce ne accorgiamo dopo. Leggiamo. Ecco, benissimo. Leggi tu? Sì, qua leggo io. Quale fu poi la mia commozione quando, passato l'obelisco e la linea sonora delle fontane, i miei piedi cominciarono veramente a salire, e dinanzi a me, nell'eco dei miei passi, nel contatto aereo del mio viso, si aderse l'ombra maestosa del tempio. Il declivio ascendente della piazza e l'ascoltare il mio dal fondo mi permetteva di sentire già nell'onda sonora anche la gradinata e la base del porticato, e di ammirare così tutta l'altezza del portico e del monumento. Certo, anche all'occhio la prospettiva doveva guadagnare per il formarsi di quell'angolo atteso del piano della facciata con quello dello spettatore. Cioè, voi sentite qua, sembra che parli una persona che in quel momento tocca, proprio vede, e invece un non vedente. Quindi vede con gli occhi del cuore, riesce a percepire l'invisibile. Allora io avevo cominciato così, per poi Gennaro mi ha fatto notare che io invece ho terminato con i pastori davanti alla luce del presepe. Quindi ho cominciato dal buio di un uomo, per poi dire che tutti, facendo questo itinerario di riflessione, dovremmo arrivare come pastori, quindi attoniti, stupiti, alla ricerca della luce, davanti a questa grotta utero dove c'è Maria, e dove noi poniamo dei pastori in un ambiente in cui è notte, c'è l'erba e dovrebbe essere dicembre, le pecore brucano, le persone vendono. Allora questo presepe non ha tempo, non ha spazio, non ha luogo, non ha stagione, perché c'è la neve e c'è l'erba. Insomma, vi rendete conto, cioè noi abbiamo creato un presepe che va oltre, quindi noi dobbiamo arrivare a questo presepe, a questa luce
questa stella cometa, come hanno fatto i pastori, attoniti, stupiti, li teniamo in una fissità eterna, ogni pastore meraviglioso, di volto verso questa grotta alla ricerca di questa luce, di questo bambino che nasce in una mamma, avvolto nelle fasce come un cadavere, avvolto in questa piccola mangiatoia, con tutta la natura che partecipa. E quindi arrivare come pastori, pronti a voler capire che cosa sta avvenendo, ma nella semplicità totale del cuore. Il pastore è un poveretto, non è che stiamo parlando di vera. E finisco proprio con questo, me l'ha fatto notare lui, vedete, io mentre lo scrivevo, ho solo pensato di partire dalla maternità e arrivare al Natale, e dice proprio il pezzo finale, lo trovo meraviglioso, di Don Tonino Bello, che non so se qualcuno di voi conosce, vescovo di Molfetta, persona straordinaria, benissimo, che ha scritto a un certo punto: i poveri che accorrono alla grotta mentre i potenti tramano nell'oscurità e la città dorme nell'indifferente, vi facciano capire che se anche voi volete vedere una grande luce dovete partire dagli ultimi. I pastori che vegliano nella notte facendo la guardia al gregge, di notte la guardia al gregge, un'altra incongruenza, il gregge va riposto nell'ovile e invece lì, e scrutando l'aurora vi diano il senso della storia, l'ebbrezza dell'attesa, il gaudio dell'abbandono in Dio, e poi vi spinino un desiderio profondo di vivere poveri, che è l'unico modo per morire ricchi. Sul nostro vecchio mondo che muore nasca la speranza, potrebbe essere proprio la speranza che noi vorremmo su questo mondo che stiamo vedendo proprio invecchiare tragicamente per quanto riguarda i valori umani, le aspettative, le speranze per quelli che noi vengono dopo di noi, per i nostri figli, i nostri nipoti. Sembra un mondo che si sta sgretolando sotto questo consumo inutile, eh? Proprio in questo quindi. No, ci sia anche stato quella di pagina 96. Ok, stupendo. Ma questa è una più bella di un'altra. Questa: ti preghiamo Maria, quando per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre, offrici il tuo capo come ultimo guanciale. In quell'istante estremo il calore del tuo capo evocherà un altro istante, il primo dopo la nascita, quando abbiamo sperimentato il calore di un altro volto che si rassomigliava tanto al tuo, volto di Maria. E forse allora, sia pure con le luci fioche della mente che si spegne, capiremo che i dolori dell'agonia altro non sono che travagli di un parto. Quindi Don Tonino Bello, che è riuscito a vedere la fine della vita, l'agonia, il combattimento del corpo con la morte, vederlo come il travaglio di un parto che si apre a una luce, quindi a un oltre, che è ben diverso dal terrore della morte che ci accompagna sempre. Guardate, le poesie che io ho scelto e i pezzi sono uno più bello di un altro, perché ho pensato che appunto per la quotidianità, l'ordinarietà delle 24 ore del giorno, con questo plus, quest'ultima ora, quest'ora in più, l'ora di Dio, l'ho trovata nelle poesie che ho presentato, che potessero dare un ristoro ai momenti di prosa che ci appesantiscono. Come diceva Don Primo Mazzolari, dice: se il mondo interiore ti è pesante, perché il mondo materiale che ti grave addosso ti ammazza. Tante volte noi siamo lo stress, chiamatelo come vuoi, tutto questo peso della quotidianità che ci aggrava questo corpo e ci fa perdere la leggerezza. Ci hanno rubato il corpo, vi dico, a un certo punto in questo itinerario, perché il libro presenta un itinerario come se fosse un percorso che ognuno di noi potrebbe usufruire per arrivare a diventare il pastore che va verso la luce, con una mente che prima non vede, vede soltanto un tempo che consuma. Noi parliamo: perdo tempo, passa il tempo che pago, ho paura di perdere tempo, questo tempo come perdita, come sottrazione, invece un tempo come riempirsi di eterno, cioè andare oltre la quotidianità, oltre l'ordine, ogni momento del tempo non è solo Cronos, che Dio Cronos mangiava i suoi figli, ma potrebbe essere Kairos, usando la parola greca che usano in teologia, cioè tempo fatto di eventi che non sono come ripetitivi, mangiare, bere, dormire, ma ogni momento può portare, aprire a qualcosa di nuovo. Sì, Kairos significa il momento opportuno, è sempre il momento. Ecco, perfetto. E a me mi ha colpito che in ebraico il Kairos si dice et, che poi noi la usiamo come particella per unire le due frasi, no? Una parola di te. Quindi questo et che cambia tutto.
Let, cioè dare un senso, un tempo di senso. Guardate, tempo e spazio. Molto di questo, ecco, tu parli molto di questo spazio-tempo, e nello, solo quando parli dello spazio-tempo c'è questa poesia splendida. La dico per i miei amici, il mio amico Giovanni, che è un appassionato di cose letterarie, e dico, c'è questa poesia che va letta di Rilke, tutti voi sapete chi è Rilke, quindi non è un poeta austriaco di origine boema, ma che, di lingua tedesca, quindi che scriveva in tedesco, e dice, e noi che la felicità la pensiamo, questo è sempre stato una delle mie poesie preferite, noi che la felicità la pensiamo in ascesa, sentiremmo la commozione che quasi ci atterra sgomenti per una cosa felice che cade. È fantastica questa, cioè, era poi il tipico di Wordsworth, questo grandissimo poeta, che poi ha scritto quel libro splendido, non so se ricordate, per gli appassionati di cose classiche, Elegie di Vinici, credo che sia un libro della, che unisce la classicità con la grande sensibilità di inizio Novecento, no? Per tutto quel tema che lui sviluppa nelle sue energie. Vedete, un altro esule della vita, come Giovanni, visto che abbiamo parlato tanto di esilio, un altro esule della vita. E io vorrei leggere con te quella cosa splendida dell'anonimo di Auschwitz. Sì. Lo leggi tu? Aspetta, sì, pagina 40. Pagina 40. Sì, quella è meravigliosa questa. E proprio uno si sente alla fine e dice, mamma mia, non ho capito niente della vita. Perché un uomo che riesce a scrivere questo... No, un uomo o una donna? Un uomo, vabbè, diciamo, un essere umano, ecco. Sì. Signore, quando ritornerai nella tua gloria, non ricordarti solo degli uomini di buona volontà, ricordati anche degli uomini di cattiva volontà, ma allora non ricordarti delle loro sevizie e violenze, ricordati piuttosto dei frutti che noi abbiamo prodotto a causa di quello che ci hanno fatto. Ricordati della pazienza degli uni, del coraggio degli altri e dell'umiltà. Ricordati della grandezza d'animo, della fedeltà che essi hanno risvegliato in noi e fa, Signore, che questi frutti da noi prodotti siano un giorno la loro redenzione. Ditemi voi. È una cosa splendida, soprattutto perché c'è questo tema dei due cose sono fortissime in questo. Il tema dei frutti che noi abbiamo prodotto a causa di quello che ci hanno fatto, e tu hai detto da una persona che è in una condizione estrema di debilitazione, di non senso, di non essere perfettamente. E che il grande insegnamento che ha ricevuto da questa esperienza è il tema della fedeltà che essi hanno risvegliato in noi. Guarda. E la fedeltà a che cosa? A noi stessi, alle cose in cui crediamo, alle cose che abbiamo amato. E il tema della fedeltà così, posto in questi termini, è un tema totalmente nuovo e totalmente diverso. E tu fai bene a ricordarci, non è nemmeno ebreo. Supera tutto. Infatti tu lo metti in evidenza. Questo, perché l'ebraismo è più limitante in un certo senso. Quest'uomo ha fatto un salto oltre, come quando diciamo Francesco d'Assisi, Gandhi, sono persone senza più religione. Sono esempi che di umanità in pienezza. Quando dice no, Signore, vi do la vita per la donna in abbondanza. Per essere uomini di fede bisogna essere uomini. Poi io non credo, ma tu non credi in che cosa? Tu credi tutto in te stesso. Non si può amare quello che non si vede se non si ama l'uomo che si vede. E questo tu lo tratti da corpo e spirito, lo dici. È moltissimo, guardate, ora quando lui ha detto, questo poverino, questo grande, ricordati dei frutti che noi abbiamo prodotto a causa di quello che ci hanno fatto, mi ricollego un attimo a quello che vi ho detto prima del tempo, cioè il senso che lui riesce a dare a tutto il suo vissuto, anche il vissuto nell'orrore, per cui diventa frutto. E questo è il senso della vita reale. E che poi si rifà a Baudì, nello scafandro e la farfalla. Sì, adesso facciamo scadere la nota. Pagina 44, poi andiamo allo scafandro e la farfalla. Pagina 44, un'altra cosa bellissima di un grandissimo poeta, giurista, Follerot, che poeta, giurista, dico per il mio amico Giovanni di diritto e letteratura, poeta, giurista e filantropo. Mm-hmm. Poeta, giurista e filantropo del Novecento. La citazione che tu fai è straordinaria, questo è stato considerato il santo dei lebbrosi. Come no? Ha fatto delle cose incredibili per i lebbrosi. E a un certo punto ci racconta benissimo tu, non tanto quello che sta scritto su, io lo voglio raccontare, si racconta che un giorno il grande Ralph Follerot, amico dei lebbrosi, facendo il giro dei lebbrosari del mondo, alla fine visitò un'ultima comunità. E disse, non ho più nulla da darvi, disse, mi è rimasta solo la grande passione per ciascuno di voi, la gioia di stare con voi. Allora i 1200 lebbrosi che erano presenti all'incontro si consultarono e uno si fece avanti e chiese un dono.
stringegli la mano. Rimase sorpreso per quella richiesta, per lui davvero piccola e spontanea, e così strinse le mani tutti. Dopo una settimana ricevette una lettera dei lebbrosi che lo ringraziavano così: grazie amico, il profumo della tua affettuosa condivisione è rimasto nelle nostre mani. Per questo dal nostro incontro non le abbiamo più lavate, per risentirlo ogni giorno. Lo trovo una cosa pazzesca. Cioè, e voi pensate che quest'uomo, che è morto anche, diciamo, è morto non di lepre, è un uomo che ha vissuto tutta la sua vita, apparteneva a una famiglia di industriali molto ricca, investendo tutte le sue risorse per i lebbrosi, per la cura, lo studio di questa malattia, ma anche per la cura delle persone che vivevano questa condizione di malattia. Era un uomo normalissimo, non era un santo, non è stato santificato, era un uomo normalissimo. Come Schweizer, sono persone che non era cattolico, cioè l'ha detto che prima di tutto bisogna essere umanità, a me manca, stiamo perdendo questo, l'umanità. Adesso lo scafandro della quello è troppo bello. Pagina 66. Sì, no. Domenico Baudin, non so se voi avete saputo, quest'uomo ha avuto un incidente, era un direttore di giornale, se non sbaglio, ha avuto un incidente ed è rimasto paralizzato in questa macchina, quindi lo scafandro, e si muoveva soltanto il battito di un occhio. E con quello, assistito dalla moglie, ha scritto questo libro, Lo scafandro e la farfalla, che poi è diventato un film, e nel quale lui ha proprio parlato del valore del corpo come via di redenzione. Cioè lui, che il cui corpo era diventato un corpo ormai di morte, da lì si è librata la farfalla dello spirito e ha potuto scrivere e vivere gli ultimi anni, come lui è morto, in una maniera incredibile, proprio come esempio, come luce per tutti. E ha detto questa cosa che vi voglio leggere: ho voglia di dire qualcosa alle persone che si muovono, cioè a noi. Continuate, ma fate attenzione a non essere divorati dalla vostra agitazione. Anche l'immobilità può essere fonte di gioia. Quindi questo recupero del proprio corpo, vissuto ogni momento con la sua intensità, godere il momento. Non domani farò, domani, oggi. La felicità è qui e ora. Il paradiso può essere trovato qui e ora, così come il purgatorio e l'inferno. Sono stati dell'essere che noi troviamo già qui. E il corpo è... La nostra religione ci insegna che il corpo risorgerà. Risorgeremo col nostro corpo trasformato nella... Quindi quello che facciamo qui acquista il senso totale di là. Quindi ogni nostra azione ha un senso enorme. Ma niente a caso, se ci crediamo. E lui ce l'ha dimostrato. Guardate, se io ho letto qualcosa e sono rimasta commossa. Lui dice: lo scafandro si fa meno opprimente, il pensiero può vagabondare come una farfalla. C'è tanto da fare, pensate a uno chiuso in una macchina. Si può volare nello spazio e nel tempo, partire per la terra del fuoco o per la corte del re Mide. Sì. Cioè, un uomo in quella situazione avrebbe detto: sparatemi un colpo di pistola, no? Ecco, cioè è il primo pensiero, dice: ma che sto a fare qua? Sparatemi. Una persona che fino a quel momento era vissuta magnificamente, non so cosa avrei fatto io al posto suo, per carità, però lui l'ha fatto, vuol dire, ci ha dimostrato che si può fare, non lasciarsi vivere, reagire. Ecco perché poi ho scritto qui: in un tempo che corre soste spirituali, perché il tempo corre. Allora, con questa piccola catechesi che faccio, noi infatti facciamo sempre questa specie di sosta. Credete, in 14 anni non c'è stato una parola, un bisticcio, una difficoltà tra di noi. Mai. Veramente sembrava un tempo non tempo. Cioè, ma che stiamo nel paradiso, nell'Eden, questo piccolo incontro che noi facciamo? L'ho sperimentato, vi posso dire che esiste, io non è che sono una persona particolare. E quindi si può fare, raggiungere uno stato tale nel quale tu riesci a comunicare all'altro il meglio di te e lui trova in sé quello che non sapeva di avere, quel meglio che aveva. E quindi viene uno scambio di positività, chiamiamolo di energia positiva, chiamiamolo senza andare nel discorso neanche della fede. Quindi è possibile qui e ora, però bisogna volerlo, bisogna farlo in due, da solo non fai niente. La frase di Gaetano Salvemini mi è piaciuta molto. Ah, ma questo è un... Guarda, veramente... Pagina 63. Ah, leggi tu perché... Io mi sono fermato per quanto riguarda il cristianesimo al Venerdì Santo, dice Gaetano. Sapete tutti chi è Gaetano, quindi non devo fare nessun commento.
Non sono andato oltre, mi sono fermato al Calvario, ho accettato il grande messaggio umano di Gesù, ma non sono andato oltre. La resurrezione, quella no. Al sepolcro non sono riuscito ad arrivarci, eppure sono 20 metri appena. Bellissimo. Cioè... Qua è proprio l'uomo laico, che si, come tanti di noi, io sfido, guardate, io che vengo appunto a contatto continuo con i sacerdoti, quanti sono i sacerdoti che parlano della resurrezione? Le omelie sono non fate questo, fate i buoni, diciamo, non fate questo, non fate, non fate, non fate. Il nostro Signore non ci è venuto a dire di non fare i buoni o di fare i buoni, perché buono può essere chiunque, ci è venuto a dire di essere belli, cioè di dare qualcosa di bello. La creazione, qua dice Dio vide che era cosa buona, traduce il testo del Genesi, è sbagliato. Dio vide che era cosa bella, la vera traduzione è quella, il bello che è dentro ognuno di noi, fermarsi al Calvario e ci fermiamo al dolore, punto. Ognuno di noi si ferma lì nel 90%, chi di noi crede veramente alla resurrezione e alla resurrezione della carne, quindi del corpo? È qualcosa di difficilissimo, perché a noi si è stato insegnato che il corpo è veicolo di peccato, che noi così col corpo facciamo questo, quell'altro, quindi questo corpo, ma come arriva di là? Quindi siamo quasi tutti, 95, 96, 98% dei cristiani, fermi al Calvario. Quindi Salvemini ha detto una grande verità, è già enorme accettare il messaggio umano di Gesù, ma non sono andato oltre. Ma è bellissimo, però se c'era 20 metri a 20 metri, come Lazzaro, quando tutti quanti intorno, guardate che è emblematico il brano di Lazzaro, diciamo, nel Vangelo di Giovanni, che quando Lazzaro risorge, Cristo lo chiama alla vita di nuovo, no? Cade la pietra, togliete la pietra e fa uscire il corpo. Lazzaro, ricordatevi che morirà, quindi non è la resurrezione finale la sua, lui viene rianimato. Quelli intorno, a cominciare dai preti, cioè gli scribi, i farisei, cioè, l'unica cosa che hanno saputo dire di fronte a questa cosa inaudita, quest'uomo deve morire perché ci dà fastidio. Questa è stata la frase, come spesso succede per i giusti nel mondo. Come lui ha fatto risorgere un morto, uno di noi avrebbe detto, mamma mia, allora fammi andare vicino, vediamo questo che cosa mi deve dire. L'unica frase che hanno detto nel Vangelo di Giovanni, tramarono per farlo morire. Troppo fastidioso un uomo che fa risorgere un altro. Mi sono resa, sono stata chiara. Allora io perciò ho detto, sono proprio io il Lazzaro che deve venire fuori. Fammi fare una domanda in più, se rimango chiuso in questo sepolcro del venerdì o penso che ci può essere qualche altra cosa? Dove stanno questi lacci? I miei, logicamente. E perciò ho finito con in questo capitolo il combattimento della fede fra me e Gesù, o me e Dio, il combattimento solito dell'uomo di fronte al venerdì santo del dolore, di fronte a una situazione tragica, ognuno dice perché non c'eri, ma perché la capita a me proprio? Tu tratti un argomento molto delicato, è quello delle immagini religiose, che è un altro un argomento complesso, pagina 28. Tu ci chiedi peraltro la religione ortodossa, che è una religione che dà molta importanza, sì, anche i colori, evidenzia anche il tema dei colori. Ma il tema delle immagini, che è un tema che poi ci distingue da altre, da altri, il cattolico è distinto in questo, è accomunato all'ortodosso, ma è distinto da altri cristiani. Il musulmano, per esempio, non ammette ma anche altre correnti del momento, movimenti del mondo del grande mondo e complesso cattolico. Mondo cristianesimo, dicono che l'immagine invece non deve essere idolatrata, dietro ci sono idolatria numistica, quindi ci sono dietro due. Ma tu introduci questo argomento proprio sul tema della memoria. Tra l'altro, quando parli di Benedetto XVI, questa frase di Benedetto XVI che è molto bella, dice: i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo perché i deserti interiori sono diventati così ampi. Perciò i tesori della terra non sono più al servizio dell'edificazione del giardino di Dio, di cui tu hai parlato prima, del quale tutti possono vivere, ma sono asserviti alle potenze della distruzione. La Chiesa e i suoi pastori, come Cristo, devono mettersi in cammino, quindi il tema del cammino di cui parlavi prima, che è un cammino che dovrebbero fare tutti, verso il luogo della vita, condurre gli uomini fuori dal deserto.
Ecco, il tema dell'immagine, ma per te che cos'è l'immagine? Beh, io li rifaccio sempre, quando penso all'immagine, penso al momento della creazione quando Dio disse facciamo l'uomo immagine e somiglianza. Quindi parlare di un Dio che è avvolto è la caratteristica proprio della nostra religione, perché un Cristo è sceso e si è inumanizzato, ha preso carne, quindi aveva un volto. E noi lo possiamo ritrovare il volto di Dio nel volto di ognuno quando vediamo la luce, un volto come luce. Mentre gli ebrei si giravano, no? Non potevano assolutamente avere l'immagine di Dio, quindi per loro non c'era spazio dell'immagine. Il roveto ardente Mosè toglie i calzari e si copre il volto. Noi, attraverso questa possibilità di incontro con un uomo che si è fatto Dio, abbiamo la percezione, la possibilità di un tu per tu, quindi di un volto che riusciamo a cercare. L'ortodosso fa la teologia in immagine, però perché si chiama teologia in immagine dell'ortodosso? L'icona, l'icon. Cioè questo, si dice che colui, il monaco che dipinge, non lo fa con la sua mano, non c'è firma, perché è un'altra mano, è la mano di Dio che si proietta e quindi fa queste immagini con questi colori che trascendono l'umano. Lui riesce con la sua mano a dipingere, perché è una mano guidata, quindi è sempre questa mediazione sacerdotale. Ancora qualche piccola domanda, poi ci interrompiamola. Il tema della misericordia. Il tema della misericordia è il tema che si collega, la base lo collega direttamente al tema del miracolo. Siccome io sul miracolo ho delle mie idee personali, ma voglio conoscere il tuo punto di vista sul miracolo. Mi fa piacere confrontarmi con te, che sei laico, sul tema che è molto trattato, peraltro in maniera anche un po' scolastica, certo, da molti religiosi. Ma trattato meglio dai laici. Il miracolo viene proprio davvero milor. Meraviglia, lo stupore, la meraviglia. Quindi Cristo che fa questi gesti nei quali ci vuole dire che già è arrivato l'oltre qui. Cioè ci sono dei momenti di sospensione del tempo, dei momenti di distacco dal tempo e dallo spazio, per cui una persona che ha una malattia in quel momento, con questo intervento divino del Cristo, può oltrepassare la barriera della fisicità, del tempo e dello spazio. Ma sono momenti, sono segni per dire che lui è già qui, cioè già in atto la ricostituzione di un mondo migliore. Si dice che l'ultima cosa, dice l'Apocalisse, a essere distrutta sarà la malattia e la morte, prima della ricapitolazione generale, no? Dice il testo sacro dell'Apocalisse. Quindi se noi la leggiamo in questa ottica, qualsiasi cosa, noi vediamo il miracolo fisico, quindi vediamo la persona guarita dalla lebbra, dall'occhio, dalla malattia, cioè, ma pensiamo alle malattie anche interiori, quindi questi interventi, irruzione del divino nell'umano, né più né meno di quello che è successo a Paolo quando è stato disarcionato da cavallo. Paolo era un ateo, era l'assassino di Stefano, era un ebreo credente, era proprio tutto il contrario di quello che si potesse pensare. Viene disarcionato, il racconto è disarcionato da cavallo, quindi questa irruzione di Dio nella sua terra, fatta proprio violentemente, ed è la stessa cosa di quello che accade in questi rari esempi, perché sono rari, di miracolo che accadono, continuano a accadere nel tempo. Tanta gente dice di aver avuto queste cose, quindi è un piccoli momenti di irruzione come di una luce enorme che squarcia il buio. Poi tutto ritorna a chiudersi, poi si riapre, tutto ritorna. Pensiamo al battesimo al Giordano, si aprirono i cieli. Al momento della morte di Cristo si dice che la terra tremò, ci fu una specie di terremoto. Quindi questo momento di buio pazzesco. Dantesco, Pensiamo a Dante, con la Divina Commedia di Dante, quello è un viaggio escatologico, i tre giorni, le 33 cantiche. Inferno, paradiso, inferno, purgatorio e paradiso. Io direi tre giorni in cui scende negli inferi, scende giù all'interno della storia Dante. Ma Dante è un profeta, Dante era un ispirato, è un mistico. Quello che Dante ha fatto in quella Divina Commedia per me è qualcosa di straordinario.
perciò ha vissuto la vita che ha vissuto, è stato condannato 3 volte, doveva essere messo sul ruolo. Ma profeta in nome a tutti i profeti, abbiamo fatto prima il nome di Mazzolà perché parlavamo di profeti, adesso cristiani, perché Francesco con le stimmate che ha passato, stesso il suo ordine alla fine lo ha ripudiato, perché lui non voleva incunearsi in un, non voleva essere prete, quindi non voleva creare un ordine religioso, è stato costretto alla fine dai confratelli che si erano tanto belli istituzionalizzati e hanno creato il francescanesimo secondo un'istituzione umana, perché a un certo punto il divino deve entrare nell'umano, non c'è niente da fare, altrimenti noi non lo possiamo capire, quindi per forza deve essere limitato. Nostro Signore non ha parlato di chiese, eppure non li facciamo i tempi. Lui ha detto: io non sono venuto in un tempio, ma nel tempo. E noi che abbiamo fatto? I tabernacoli, le chiese, abbiamo bisogno del posto dove andare. Lui non ha mai parlato in questi termini. Ma perché noi siamo un po' piccoli, allora dobbiamo diminuirlo, il divino. Ridurlo. Tu lo dici. Ridurlo a un certo punto. E Francesco è stato ridotto. La diminuzio. E allora, il sobrietà. Parliamo di sobrietà. Invece questa la preghiera degli asini. Meravigliosa. La preghiera degli asini. Lasci Signore di mantenere i piedi, questa la leggo io. Lasci Signore di mantenere i piedi sulla terra. Questa è la preghiera degli asini. Per noi. Le orecchie drizzate verso il cielo, per non perdere nulla della tua parola. Dacci, Signore, una schiena coraggiosa per sopportare gli esseri umani più insopportabili, ce ne sono parecchi. Dacci, Signore, di camminare dritti, disprezzando le carezze adulatorie così come le frustate. Dacci, Signore, di essere sordi alle ingiurie, dico per il mio amico Giovanni, all'ingratitudine è la sola sordità a cui aspiriamo. Noi ti chiediamo di evitare tutte le sciocchezze, perché un asino farà sempre delle asinerie. Dacci semplicemente, Signore, di non disperdere mai della tua misericordia, di sperare mai della tua misericordia, così gratuita verso quegli asini così disgraziati che siamo. E quanto dicono quei poveri esseri umani, i quali però non hanno capito nulla né degli asini né di te, che sei fuggito in Egitto con uno dei nostri fratelli e che hai fatto il tuo ingresso profetico a Gerusalemme sulla schiena di uno di noi. La preghiera degli asini. Devo dire che il tema dell'umiltà è un tema, è un altro dei temi che tu conosci bene, che viene proprio dall'humus, no? Dalla terra. Il tema dell'umiltà è un altro dei temi, tu qua dici il fatto del ridurre, ridurre al giusto le cose della vita, custodendole anche per le persone che verranno dopo di noi. Dicevi in proposito di Sant'Ambrogio, meglio custodire i calici vivi delle anime che quelli di metallo. Farci, appunto, sobrietà, la metria. Io ho trovato bellissima la traduzione dal greco metria, avere il metro giusto, la dimensione giusta delle cose. Quindi noi, se noi ricordassimo di essere tutti, avere tutto in prestito, noi a cominciare dalla vita, dal corpo, da tutto, quindi noi dobbiamo, nasciamo e moriamo nudi, quindi dobbiamo restituire tutto, e più noi ci appesantiamo, noi siamo persone, viviamo in superficie perché camminiamo sempre sulla superficie delle cose e delle situazioni, difficilmente riusciamo ad entrarci. Quindi se noi imparassimo a liberarci molti pesi, cammineremmo più leggeri. Invece il peso ci fa affondare. E quindi siamo a rischio di annegamento. Sapete, quando noi più ci carichiamo di roba, più andiamo sott'acqua, no? E poi andiamo giù e ci rimaniamo nella melma. Più riusciamo a liberarci con questa metria, questa giusta ottica verso le cose. L'equilibrio. L'equilibrio del cuore. Infatti ho parlato di ecologia del cuore, perché come dicevi giustamente tu, il fatto di preservare anche per gli altri è una forma di ecologia, cioè di rispetto per quelli che verranno. Non mi prendo tutto lo spazio, con un giusto equilibrio mi metto nello spazio giusto, ma invece sempre i primi posti, tipo per dire, insomma, metaforicamente, sempre tutto per me. Perché io sono. Egoismo. Io sono, ma voi non sapete io chi sono. Egoismo. Lei non sa io chi sono. Questo io che è grande, grande. Un io un po' più piccolo. La metria. Maestro della vita. I saggi in genere, chiamiamoli così, sono gente che piccola, molto, molto tranquilla, magari, che passa e se ne va, e noi un giorno lo incontriamo e ci imbattiamo per caso in queste persone, che poi ci salutano e se ne vanno come sono venute.
impariamo a dare un po' di spazio a tutti, noi siamo molto attenti, belle con le nostre poltrone, vediamo, la storia ci sta insegnando. Chi di noi lascia la sua poltrona? Ma un pezzetto di bracciolo! Ma credete, per carità. Gibran, tu citi in quelle pagine 82-83 citi Gibran, che poi ha già citato prima sulla tenerezza. Quando ami non dire che ho Dio nel cuore, piuttosto sono nel cuore di Dio. Piuttosto sono nel cuore di Dio. Leo Buscaglia, la vita è un dono che Dio ci ha fatto, il modo con cui noi lo viviamo è il dono che noi facciamo a Dio. Certo. E questa è anche una cosa. Imparare il ringraziamento. Ogni giorno quando uno si sveglia a ringraziare, ma dove sta sta parola? Ringraziare, che poi è Eucaristia. E poi Lorenzo Milani, questa frase bellissima e provocatoria, tipo il figlio di Lorenzo Milani. Per amare, noi qua siamo molti letterati, ma proprio bene. Amare tutti equivale a dire di non amare nessuno. Le maestre, quindi lo dico per le molte docenti. Per noi, le maestre sono come i preti e le puttane. Si innamorano alla svelta delle creature, se poi le perdono non hanno il tempo di piangere. Non si preoccupano proprio di perderle. Io sono più nell'università e vedo come te quanto disinteresse da parte dei docenti c'è verso i giovani che sarebbero il futuro. Quanti ci prendiamo cura, coltivare, no? Curare. Quanti di noi lo fanno? No, ma questo io conosco bene questo argomento, tanti scontri con i miei colleghi. Allora, scusami. Prego, figurati, mi fermami perché io mi dilungo. No, io volevo però concludere il nostro incontro di questa sera sul tema dell'esemplarità. Perché il tema dell'esemplarità è uno dei temi a me toccare, un tema etico per eccellenza. E noi abbiamo una grande difficoltà che. Anche lo dico anche per i giovani, c'è un mio studente qui oggi purtroppo ne sta uno solo, però è molto complicato lasciare ai giovani un insegnamento che ci sopravviva nella loro memoria, nelle loro azioni. Con la scuola, per esempio, l'Istituto d'Alesia, io con molti ragazzi sono entrato in contatto, con quei ragazzi con cui sono entrato in contatto ci manteniamo questa condizione di contatto, di reciproco. Scambio, però è difficile, e la verità è che noi abbiamo anche degli esempi che si riducono. Quando leggevo prima, in occasione dell'assemblea, leggevo il nostro decalogo che abbiamo scritto, il decalogo sulla salute, e dicevo che il nostro decalogo sulla salute dice che l'esempio è tutto, uno degli argomenti fondamentali di un valore come quello della salute per essere tutelato è avere degli esempi che in qualche modo ti valgano, non solo gli esempi di coloro che hanno fatto, sono stati dei grandi medici, sono stati dei grandi anche persone che si sono donate molto agli altri, ma anche decalogo che riguarda persone che sono state delle persone che hanno sofferto moltissimo e nonostante la loro sofferenza hanno fatto della loro vita, tu l'hai citato prima, un esempio, un segno, un'esemplarità, hanno dato di se stessi un valore, la propria vita ha dato un valore assoluto e quindi quel loro assoluto è diventato un esempio. Ecco, io devo dire che il tema dell'esemplarità è un tema che non è solo ovviamente cattolico, cristiano, ma è un tema vastissimo e estesissimo. Tu che sei stata, hai fatto catechesi, molte persone ti hanno seguito, ti hanno avuto con te rapporti e tu hai trasmesso ad altre persone poi il tuo pensiero, lo hai in qualche modo condiviso con loro, ci hai detto questi 14 anni l'hai molto condiviso. Ma che cosa significa essere un esempio per gli altri? Poi questo è un problema, vero? Essere un esempio per il proprio figlio, essere un esempio per il proprio... per i propri amici, perché anche questo è complicato, perché noi siamo divisi tra forze contrastanti tra loro che alla fine ci portano in tante direzioni diverse. Come no, è proprio, siamo dei perdenti, perché chi vuole tentare di lasciare un qualche cosa è continuamente in contraddizione con quello che vive molto spesso, con quello che gli capita. E quindi portare avanti è difficilissimo. Ma tu come sei riuscita nel momento della catechesi a vivere questa condizione in cui prepari dei tempi? Io sono sempre me stessa, prima, diciamo, tento. Cerco di... Si è alzato il vento, noi lo sentiamo dal cammino. Si è alzato il vento. E questo, proprio cercare di essere se stessi, mi ricordo sempre mio figlio che una volta ha detto: mamma, sai perché io ti sento a volte? Perché tu ci credi. Io lo sento che tu ci credi. Io non lo so se è vero. E tu mi hai chiesto dicendo il figlio mi aveva saltato quello che Andrea mi disse. Ti ricordo, io ho un figlio che si chiama Andrea. Mamma, i miei figli non è che sono praticanti. Loro attraverso me sentono delle cose. Diciamo, ma tanto tu ci credi. Io ti ascolto,
io ti seguo perché tu. Quindi l'importante è essere sempre fortemente in buona fede, quindi, credere molto in quello che si fa. Infatti una persona che è venuta a delle mie presentazioni, una persona anche importante, una persona molto arrivata, una donna molto in gamba, poi è venuta vicino e mi ha fatto: cara Trudy, mi è molto piaciuto tutto questo, però ricorda una cosa, la buona fede non basta per fare carriera. Allora io ho risposto: a me basta la buona fede. Certo. Allora il messaggio che è arrivato a lei era tutt'altro, però lei ha percepito la buona fede. Quindi evidentemente la possibilità che noi abbiamo di trasmettere col cuore, penso io, questo posso dirti come mia esperienza, perché non perché lo dico io, ma perché mi viene detto. Dice: ma io a volte quando finisco questa sono estenuata, cioè sono veramente che ho dato quello che potevo dare. Ecco, io credo che sia, non lo so, tu mi hai fatto una domanda, sì, che no, ho risposto per quello che io penso, per quello che parto sempre da un fatto esperienziale. Non trovo Tolkien, volevo finire proprio dicendo le due brevissime parole di Tolkien che mi sono piaciute molto, adesso non lo trovo più. Quindi sì, me lo ricordo pure io, bellissimo. No, perché riguarda il tema del guardare dritte le cose, guardare le cose nella maniera giusta. Se lo riuscissimo a trovare, diamo l'ultimo messaggio su Tolkien. Quella della grata? No. No, quello di guardare storti oppure non guardare. Ah, oppure di guardare agli occhi storti la verità appare un... Esattamente, è sul tema della verità, esatto, bravo. Veduta il volto, insomma, agli occhi storti la verità appare un ghigno. Appare un ghigno, esattamente, bravo. Io lo trovo straordinario questa frase. Perché secondo me questo è... Vedi, lei con gli occhi storti ha visto me, cioè, non perché sia bella e brava, intendo dire, non era quello che io volevo comunicare. E lei è arrivata e mi ha detto: però ricordati, la buona fede, tu non fai carriera, quanto preoccupare, è a buona fede. Quindi, no, sei arrivata alla buona fede, ok, benissimo, va bene così. Hai raggiunto il tuo risultato. E quello che io reputavo per lei era una sconfitta, ma per me no. È per te una vittoria. Quindi penso che forse mi sono riuscita a spiegare. Spero. Ma anche stasera ti sei riuscita a spiegare benissimo. Ti ringrazio molto per la vivacità. Ah, volevo anche dirvi, ecco, scusami, che parlando di Baudì, io mi sono collegata all'essere tutti disabili nello spirito. Per cui questo libro io l'ho devoluto completamente, a proposito della buona fede, in beneficenza con questo povero santuomo di mio marito che mi ha accompagnato, e abbiamo devoluto completamente per questa associazione un santuomo. E completamente a questa associazione di disabili, poiché siamo tutti disabili, mi sembrava giusto darlo a dei veri disabili, cioè veri, veri nella fisicità, per cui a noi paiono disgraziati mentre noi siamo tanto belli. Però io e questo mio carissimo amico Luca Trapanese, che ha questa associazione che si chiama Ruota Libera, ecco perché gli ingranaggi proprio delle... che a Ruota Libera vanno tutti questi ragazzi, loro fanno cose incredibili di volontariato a questi ragazzi, guarda, tutti questi ragazzi, ognuno di loro fa qualche cosa, e adesso a Rocco Monfina hanno preso una casa nella quale vogliono fare la casa famiglia, quindi la metteranno su questo casale vicino a Rocco Monfina, in modo che un certo gruppo di handicappati possano essere abbastanza autonomi nel futuro, avendo le famiglie alle spalle, però chi non vede... aiuta, è aiutato da chi vede, chi non parla è aiutato da chi parla, c'è un tutor che li segue, però fra di loro riescono a sopravvivere, cioè non a sopravvivere, a vivere con un senso e con una dignità. È un lavoro enorme riuscire a fare tutto questo, ma Luca è straordinario, fanno teatro, fanno di tutto questi ragazzi. Fanno lo sapere, sì. Certamente, perché noi in quella zona abbiamo tutta una serie di legami. Mi è dispiaciuto Luca, anzi vi saluta, ma non è potuto venire perché lui fa una quantità di cose, anche lui, e quindi è un ragazzo straordinario che ha un percorso pazzesco, anche lui doveva fare il sacerdote, invece ha lasciato e si è messo in questo mondo, e non vi dico che cosa non riesce a fare, io non so come fa. Fa cose incredibili in una realtà come Napoli, e quindi vi lascio immaginare, e ci sono tanti ragazzi che aiutano, ma veramente si fanno cose bellissime. L'associazione si chiama Ruota Libera. Ruota Libera, Luca Trapanese, ti metterò in contatto certamente, e hanno preso questa casa famiglia, e poi hanno fatto anche la casa di Tonia, che è stata anche seguita dal cardinale, ci sono anche loro, e quindi sono legate a tutto. Grazie, è un'iniziativa splendida. È splendida, io sono stata lì. Ti consiglio di vedere anche su internet, è bellissima, e quindi le cose, le piccole cose di
ogni giorno, far diventare straordinario l'ordinario. E con Luca abbiamo fatto tutti questi percorsi. Lui infatti si è molto dispiaciuto di non poter venire stasera. Certamente, perché lui, come no, perché lui ha detto, dice, mi è dispiaciuto, aveva un altro impegno logico. E qui so che si sta battendo all'inverosimile, perché ha avuto, si vive di finanziamenti, logicamente di aiuti, e lui ha avuto questa cosa, adesso deve mettere su questo progetto, battaglia impari, e la Rocca Molfina, questo casale ha avuto acquistato. Io veramente speriamo di farlo, perché pensate, riuscire a dare autonomia e aiutare anche le famiglie, perché queste famiglie, chi ha un figlio handicappato, la famiglia ha una sola direzione a un certo punto. Invece riuscire a dare degli spazi in modo che si possa vivere una vita tra virgolette più normale, anche per chi è semplice. Quindi vabbè, questo vi volevo dire. Ho detto tutto, vi ho fatto questa. Il prossimo, ringrazio anche coloro che sono stati qui con noi e ringraziamo Trudy. Qualcuno si trattiene ancora a cena con Trudy, quindi con Giorgio, quindi abbiamo l'occasione di sentire. Qualcuno, se vuole comprare il libro, sarà in fondo, se non vuole Antonella, rivolgetevi a Antonella. Grazie. Arrivederci, grazie.